ragazzi, è passato da micro macro di Super Six e mi ha lasciato in prova la C9 o AC9, come si dice. Arriva in una scatoletta bianca di cartone, arriva con un set di O-ring e viti e boccoline di ricambio. Qui c'è su cosa, una bustina nera con il suo drip tip in Delrin nero. Non è male, peccato che è il Derry per me. Poi arriva con una provetta per l'urine, scherzo, contiene delle mesh già pronte, arrotolate e anche ossidate. Ha una grana molto fine, non riesco a capire però se sia 400 o 500, non lo so. E poi l'atomizzatore. Allora, l'atomizzatore è composto dalla base con una vaschetta che è particolare perché è tutto un blocco. Quindi in teoria il liquido, in teoria, anche in pratica, il liquido resta a contatto solo con questo materiale della vaschetta, che non è vetro, ma una plastica che non so identificare, e il liquido andrà a contatto solo con questa parte qua d'acciaio. Qui non ci sono O-ring. La vaschetta va a fare tenuta direttamente in questa scanalatura e va chiusa poi avvitando questo, diciamo, pin centrale che ha una filettatura a passo grosso da questa parte. Il corpo superiore è abbastanza massiccio. Non so perché ha tutto questo corpo, questo è un bel pezzo di acciaio. E poi c'è il coperchio. Sì, guardando solo il coperchio sembrava che l'atomizzatore avesse una camera di vaporizzazione molto grande. Invece c'è, diciamo, abbastanza pieno, sarà pieno da circa qua, che vediamo, vado a battuta, ecco, da lì in poi è pieno. In più questo è lo spazio che resterà alla camera, quindi da qui meno di un centimetro. C'è un solo ring di tenuta, due fori per la mesh, vediamo quanto hanno. Un foro a 2,7 mm, 2,8, e poi l'altro mi sembra che sia più largo, a 3,2. Quindi penso per accettare due tipi diversi di mesh. Non ho grandi esperienze con i rigenerabili a mesh e vediamo di assemblarlo insieme. Lo vedo con voi per la prima volta. Allora, andiamo a inserire questo pezzo sopra.
Poi abbiamo il pin centrale che porta il polo positivo, che ha una vite, è praticamente una vite unica con un dadino e due rondelle in tensione, messe in tensione da una molla. Allora, qui in fondo ci va una boccolina di plastica dura, penso Teflon. Qui andiamo a inserire e ad avvitare il pin. Cacchio, ci si mette un po'. Siamo arrivati nella boccolina. Andiamo a stringere. Mi aiuto con un cacciavitino. Qui sono andato a battuta con il dado e allora devo mollare un po' il dado. Per fare questo tiro su la molla e alzo il dado, che casomai andrò a riabbassare dopo. Ok, andiamo più giù. Ecco, ancora un po' dobbiamo alzare questo dadino. Tiriamolo ancora un po' più su. Ok, e abbiamo il nostro pin positivo. Penso basti. Sì. Da quest'altra parte abbiamo forellino filettato per la vite, che andrà a prendere il negativo del filo. E i due fori che abbiamo visto prima. Montiamolo e mettiamolo in posizione. Il treppiede della telecamera non sta su, cinese, maledetto. Eccolo, no, si è moscio. Eccoci, prendiamo una mesh già pronta. Allora, vediamo in che buco entra. Tutti e due. Io preferisco i buchi stretti, però. Sì. Andiamo di buco stretto, dai. Ci piace il buco stretto a noi. Ok. Vediamo se è alto, ma non penso.
perfetto. Beh, sono fatte apposta. Allora, per rinforzare la mesh quando vado ad avvitare il filo, di solito io prendo una graffetta e la infilo all'interno in modo da dare corpo alla mesh. Con l'AC9 arrivano due rocchette di filo Cantal 30 AVG e Cantal 27 AVG. Allora, quale scegliamo? Il 27 corrisponde a 0,46 mm. Porca vacca. Questo è un filo che ha quasi mezzo millimetro. Praticamente un ago di una siringa. Invece il 30, dalle tabelle che ho trovato su internet, dovrebbe avere 0,03 rotti. Sì, 0,30. Vabbè, dai, andiamo sul 0,30. 0,48, 0,46 mi fa impressione. Allora, ne andiamo a prendere un pezzettino. Però mi sa che cambierò buco. Non mi sono informato niente di questo atomizzatore. Cambierò buco perché il negativo è più vicino a questo foro qua. Quindi andiamo di buco largo, dai. Così sono più vicino con i fili. Allora, prendiamo il 30 AVG. È bello tosto anche lui. Bello spesso. Come facciamo? Facciamo una piccola U al filo, così riesco a prendere bene la vite, si fa per dire, e eccolo preso, e poi stringiamo. Questo adesso non serve. Ok, qui abbiamo un pezzettino in più che ci rompe i maroni, ma noi lo tagliamo e non ci rompe più i maroni. Poi infiliamo la graffetta che fa da supporto e vediamo di fare le nostre spire. 1, 2, 3, ce ne stanno 4, vediamo cosa succede in termini di resistenza. 4, ok, questo penso sia un bel sistema, perché io in teoria vado a imprigionare il filo tra la testa della vite e la rondella sottostante. Quindi abbassiamo la rondella e ci infiliamo dentro il filo.
Ecco, separiamo un po' in modo che non vada a contatto. Qua quasi quasi ci posso fare un altro giro, sì. Perfetto, resta in sede perché la rondella viene spinta in su dalla molla e quindi qui posso tranquillamente tagliare via la parte in eccesso, sempre con lo stuzzicadenti, mai con qualcosa di metallico. Vado a controllare come sono le spire, ma mi paiono già bene. Ok, ci mettiamo qualche goccia di liquido e vediamo cosa succede. Mi dà E1, codice di provare E1. Allora controlliamo. Respire. Proviamo a mettere più liquido. Allora, sarà una resistenza molto bassa, quindi metto il provare a 3,3. Proviamo a misurare la resistenza. Uno e tre. No, da sempre è 1. Allora andiamo con un meccanico. Vediamo se riusciamo a ossidare un po' la resistenza. Secondo me qua non hanno ossidato molto bene la mesh. Vediamo se riusciamo a toglierla senza fare danni. Ci riesce. Vediamo di ossidarla ancora un po'. Così ossidiamo anche la resistenza.
Già meglio. Io la batteria quasi scarica, vediamo se sul provare adesso me lo accetta. Sì. Allora, tiriamo un po' su. Vediamo ora la resistenza. 1 e 3. Perfetto. Andiamo a 3 a 8. E vediamo di rodarlo un po'. Mi va sempre in 1. Batteria scarica. Porca. Vabbè, andiamo direttamente sul meccanico, tanto con una resistenza di 1,3 dovrebbe andare più che bene. Ok. Proviamo con la batteria nella carica. Sul Nemesis nuovo. Diametro 22, perfetto. Ok, comincio a vedere le spire che si... che va in incandescenza. 1, 2. Inizia anche la terza. Ok. Direi che siamo a posto. Perfetto. Bagno un po'. Abbiamo quest'altro foro. E riempire tutto. Ok, il suo cap ha un foro abbastanza grande, sembra più di 1 mm, speriamo bene.
Eccolo qua. Troviamo un degno drip tip. Vediamo all'opera. Non male, non male. Io ho esperienza zero con i rigenerabili, ma mi sa che basse resistenze, fili molto grossi e un rigenerabile di marca sono il segreto per il successo. Fa un vapore decisamente più caldo degli altri Genesis che avevo provato finora. Ho provato solo il Cobra, e il Fogatti e il Lagi ultimamente. Il tiro è arioso però, se vedete il foro è veramente veramente largo. Questo è uno stuzzicadenti, ci entra dentro, boh, a vederlo avrà 1,5 mm, anche di più forse. Il vapore è corposo e caldo. Vabbè ragazzi, ho voluto provare questo, farvi vedere questo sistema, l'ho provato con voi. Credo che Masterfort, che il segreto sia ossidare meglio le mesh o non usare quelle che arrivano pronte e rodare bene bene il filo prima di iniziare a svappare. È un po' pesantino, il baricentro sta giusto nel mezzo, a pieno carico con batteria 18350. Bilanciato dai, sul Nemesis in configurazione mini è abbastanza bilanciato. Non consigliato per chi ama il tiro duro. Non so se c'è qualche trick per far passare meno aria, ma per me è davvero troppo troppo arioso. Picchia uno.
Picchia duro, ragazzi. Fa un bel vapore però, eh. È un mesh però, è un mesh. BF, BF però. Ciao a tutti!